Per Bonifica Notizie questa settimana siamo ritornati in Garfagnana, più esattamente in Alta Garfagnana. Questo è il meraviglioso lago di Gramolazzo, dove ritorneremo tra pochi minuti. Ora proseguiamo per arrivare a Minucciano. Siamo già nel versante della Lunigiana. Siamo venuti proprio a Minucciano per conoscere un cantiere davvero importante che si trova poco sopra il centro storico. Si tratta di un intervento che era stato a suo tempo segnalato dalla locale amministrazione comunale, che riguarda direttamente la sicurezza del centro abitato. È un intervento del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, grazie ai PSR regionale ed europeo, è riuscito così a soddisfare le richieste e le esigenze di questo territorio. Questo cantiere fa parte del PSR qui della Garfagnana ed è un cantiere abbastanza particolare perché è diciamo così, innanzitutto una situazione abbastanza complicata perché è abbastanza difficoltoso come accesso, e comunque la particolarità è questa, che è composto da due lotti, quindi c'è una parte soprastrada e una parte sottostrada che è più interna nel bosco. Diciamo così, per carattere, per ordine diciamo così di tempo, ovviamente la squadra, quindi la ditta che ha preso in appalto questo lavoro, diciamo, si è organizzata cercando di coprire sia la parte sotto la strada che la parte soprastrada, e quindi in questo momento, come vedremo, abbiamo due squadre impegnate sia sotto nel bosco che nella parte più alta. Ecco perché si è reso necessario questo PSR? Questo PSR si è reso necessario perché ci sono delle problematiche di carattere idraulico che ovviamente vanno risolte, quindi ci sono degli scivolamenti di versante come poi vedremo in questa parte e anche nella parte più in basso, e quindi si è reso necessario un ulteriore intervento a sistemazione e a regimazione delle acque. Questo cantiere è proprio a ridosso del capoluogo di Minucciano, quindi ecco, ad essere colpito in questo caso sarebbe proprio il centro. Esattamente, quindi qui siamo proprio nel centro di Minucciano, quindi un bellissimo paese della Garfagnana, e quindi ha bisogno e necessita appunto di una rimessa in pristino, e quello che il PSR diciamo così si sta occupando. Ingegnere, ci può spiegare questo cantiere che vediamo anche in una zona piuttosto impervia? Sì, qui siamo a Minucciano e questo qui è un tratto del torrente Fosse dei Panni che è abbastanza impervio, franoso, e quindi stiamo realizzando con opere di ingegneria naturalistica una stabilizzazione dell'alveo per evitare che durante le piene il materiale scenda e rischi poi, come già successo negli anni passati, di andare a riversarsi sulla strada praticamente. Ecco, in questa località abbiamo visto già che c'era stato un intervento precedente, quindi questo PSR in qualche modo va a completare, va a mettere in sicurezza la parte più alta. Sì, sì, c'è un intervento qui che completa questo intervento con le scogliere che è stato fatto qualche anno fa, e poi a valle della strada sotto il paese si fa un altro intervento dove c'è delle aree un pochino in frana, quindi si stabilizzano le sponde per evitare che procedano questi processi di frana, di erosione al piede di delle scarpate fondamentalmente. Ecco, da un punto di vista operativo quali sono le difficoltà di questo intervento? Ma sicuramente l'accessibilità qui e in questo cantiere qui, la situazione è molto impervia, tanto che stiamo usando appunto un ragno, neanche scavatori normali, perché altrimenti non ci si potrebbe arrivare con i mezzi d'opera, insomma. Siamo comodi perché siamo vicini strada, ma comunque è una situazione molto impervia e non banale. Per concludere, ingegneri, i tempi di esecuzione? In questo momento ci sono due squadre che lavorano in parallelo con l'obiettivo di finire per fine agosto, massimo metà settembre. Ringraziamo l'ingegnere Trentini per la sua disponibilità. Ritorneremo comunque prossimamente a vedere lo stato di avanzamento di questo cantiere. Ora rientriamo nel versante garfagnino. Ancora uno sguardo sul meraviglioso lago di Gramolazzo prima di andare a Gorfigliano, esattamente in località Molino. Siamo sul torrente Acqua Bianca, poco prima di gettarsi nelle limpide acque del lago di Gramolazzo. Anche in questo caso un altro PSR che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è riuscito ad ottenere, soddisfando così un progetto presentato dall'amministrazione locale di Minucciano. Ecco i dettagli di questo intervento. Questo è un cantiere abbastanza particolare perché ovviamente interviene su una parte a monte del lago di Gramolazzo, quindi che è interessato ovviamente nella stagione estiva anche dall'attrazione turistica. Quindi nello specifico questo cantiere, questo lotto diciamo così, è stato diviso in due fasi di lavoro, quindi una fase a monte del lago e una fase all'interno del lago, che verrà eseguito ovviamente dopo la stagione estiva. Quindi in questa prima fase, come potete ben vedere, sono state eseguite delle opere di difesa spondale con delle scogliere a massi inclinate di 45 gradi, e diciamo così, come si vede ora, l'escavatore sta completando, quindi questa prima fase è conclusa e aspettiamo ovviamente di
di far passare la stagione estiva e interverremo all'interno del lago, perché dovremo eseguire sempre un'opera di difesa spondale, perché ovviamente questo torrente, quando c'è il livello del lago abbastanza basso, praticamente va a erodere la sponda opposta, e quindi andremo ad intervenire con una scogliera che verrà a proteggere quella parte. Buongiorno, voi che avete eseguito questi lavori, vorrei chiedervi che materiali avete adoperato per realizzare le sponde del torrente Acqua Bianca. Abbiamo utilizzato il marmo di scarto, dalla cava qua su che si trova a Vagli, che è la Puana, e sono dei blocchi appunto di scarto, ma come si può vedere abbastanza regolari, perché la scogliera è venuta molto molto bene. Quindi possiamo dire quasi un chilometro zero. Sì, possiamo dire a chilometro zero, perché sono le cave qua sopra. Per questa settimana è davvero tutto. Con le immagini del lago artificiale di Gramolazzo vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione.